Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni di una volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà. Regina Immacolata, Celeste e Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma, e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà, e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 2, capitolo 21, 9 maggio del 1899. Questa mattina mi trovavo in un mare di afflizione per la perdita di Gesù. Dopo molto stentare, Gesù è venuto e tanto si stringeva a me vicino che non potevo neppure vederlo. Giungeva a mettere la fronte sulla mia, il suo volto poggiava proprio sul mio. E così tutte le membra. Ora, mentre Gesù stava in questa posizione, gli ho detto: Mio adorabile Gesù, non mi vuoi più bene? E lui: Se non ti volevo bene, non mi stavo tanto a te vicino. Ed io ho ripreso: Come mi dici che mi vuoi bene se non mi fai più soffrire come prima? Temo che non mi si vuole più in questo stato. Almeno liberami pure dal fastidio del confessore. Mentre ciò dicevo, pareva che Gesù non dava retta al mio dire, mi faceva vedere una moltitudine di gente che commetteva ogni specie di nefandezze. E Gesù, sdegnato con loro, faceva piombare in mezzo ad essi diverse specie di malattie contagiose, e molti morivano neri come carboni. Pareva che Gesù sterminasse dalla faccia della terra quella moltitudine di gente. Mentre io vedevo, ho pregato Gesù che versasse in me le sue amarezze, a ciò che potesse risparmiare le genti, ma neppure mi dava retta a questo, rispondendo alle parole che prima gli avevo detto, ha soggiunto: Il più gran castigo che posso dare a te, al sacerdote e ai popoli, è se ti liberassi da questo stato di sofferenze. La mia giustizia si sfogherebbe in tutto il suo furore, perché non troverebbe più alcuna opposizione. Tant'è vero che il peggior male per uno è essere messo ad un ufficio e poi essere deposto. Meglio per lui se non fosse stato ammesso a quell'ufficio, perché abusando e non profittando se ne rende indegno.
Poi Gesù ha seguitato a venire quest'oggi parecchie volte, ma tanto afflitto che muoveva pietà e da lacrime forse le stesse pietre. Per quanto ho potuto, cercavo di consolarlo. Ora me l'abbracciavo, ora gli sostenevo la testa molto sofferente, ora gli dicevo: Cuore del mio Gesù, non è stato mai tuo solito comparirmi così afflitto. Se altre volte ti sei fatto vedere afflitto, col versare in me le tue sofferenze, subito dopo hai cambiato aspetto. Ma ora mi viene negato di darti questo sollievo. E chi doveva dirlo che dopo tanto tempo che ti sei benignato di venire e di farmi partecipe delle tue sofferenze, che tu stesso hai fatto tanto per dispormi, a quest'ora dovevo restarne prima? Era il patire per tuo amore l'unico mio sollievo, era il patire che mi faceva sopportare l'esilio dal cielo. Ma adesso, mancandomi questo, mi sento che non ho dove più appoggiarmi e mi viene a noia la vita. Deh, o sposo santo, amato bene, cara mia vita, fammi tornare le pene, dammi il patire. Non guardare la mia indegnità e i miei gravi peccati, ma la tua grande misericordia che non è esaurita. Mentre in questo mi sfogavo con Gesù, avvicinandosi più a me, mi ha detto: Figlia mia, è la giustizia che vuole sfogarsi sulle creature. Il numero dei peccati negli uomini quasi è completo, e la giustizia vuole uscire fuori per farsi pompa del suo furore e ripararsi delle ingiustizie degli uomini. Ecco, per farti vedere quanto sono amareggiato. E per contentarti un po', voglio versare il mio alito in te. E così, avvicinando le sue labbra alle mie, mi mandava il respiro suo, che fu tanto amaro che mi sentivo intossicare la bocca, il cuore e tutta la persona. Se il solo suo alito era così amaro, che sarà del resto di Gesù? Mi ha lasciato tanto una pena che mi sentivo trafiggere il cuore. Questo capitolo di oggi è molto forte, come abbiamo visto, molto delicato e tratta un argomento molto importante, anche se potremmo dire sgradevole agli esseri umani, cioè la divina giustizia. Ora, noi sappiamo che la divina giustizia, che è argomento oggi per alcuni ospico, per qualcun altro tranquillamente bypassabile, per qualcun altro addirittura errato, cioè che si andrebbe ad attribuire a Dio caratteristiche che non ha, e per altri addirittura quasi offensivo, nel senso che sarebbe un'offesa dire a Dio che è giusto, quasi che questo volesse oscurare la sua misericordia. In realtà tutte queste stravaganti affermazioni che oggi si riscontrano in giro non hanno alcun riscontro, ecco, né nella rivelazione, né nella tradizione, né nel magistero ininterrotto della Chiesa, né negli scritti e nella dottrina dei santi, e né, come vediamo in questo caso, in una rivelazione privata. Noi sappiamo, non è il caso, insomma, sempre di starlo a ricordare, che la rivelazione privata è una rivelazione privata, quindi ha il posto che le spetta, insomma, no? Quindi di essere completamente subordinata alla rivelazione pubblica, di cui, sempre bene ricordarlo, può essere soltanto o un'esplicitazione, cioè una rivelazione privata ti aiuta a capire meglio una verità di fede già rivelata, ed è il caso di quello che abbiamo ascoltato. Oppure una rivelazione privata ha il compito di focalizzare in un certo periodo storico l'attenzione su un aspetto della rivelazione perché sia particolarmente evidenziato. Esempio, il cuore immacolato di Maria presentato dalla Madonna a Fatima, il Sacratissimo Cuore di Gesù presentato da Gesù a Santa Margherita Maria la Cocca alla fine del 1600. Ecco, sono questi gli ambiti, no? Però quello che abbiamo letto e che abbiamo ascoltato e che forse a qualcuno come dire, lo può scandalizzare, nella Sacra Scrittura ci sono espressioni, anche nel Nuovo Testamento, non soltanto nell'Antico Testamento, perché qualcuno comincia a dire no, ma Dio è vendicativo e punitivo nell'Antico Testamento, invece nel Nuovo è diventato buono e non punisce più nessuno, ma non è vero questa cosa qui.
Nel giudizio universale Gesù dice testualmente: "Via da me, maledetti, nel fuoco eterno preparati per il diavolo e per i suoi angeli", Matteo 25. Nel libro dell'Apocalisse, quando si parla del castigo dei popoli, si dice che quelli che hanno offeso Dio, come dire, sentiranno, che calpesteranno nel tieno l'ira furiosa di Dio onnipotente. Queste sono espressioni utilizzate dal libro dell'Apocalisse, che è l'ultimo libro biblico scritto da San Giovanni, quindi è il Nuovo Testamento al 100%. Le espressioni molto severe di San Giacomo, di San Pietro, di San Giovanni anche, che era l'apostolo dell'amore, insomma, nelle sue lettere, sono note. San Paolo stesso parla di questo, d'accordo? Quindi il Vangelo di San Luca parla, per esempio, del cosiddetto ricco e bullone e il povero Lazzaro, dicendo che questo sta all'inferno, non sta in paradiso perché la misericordia di Dio ha fatto finta di niente. Che non ha visto una vita dissoluta e priva di misericordia verso un povero, questo sta all'inferno. Ecco, ci sono i discorsi escatologici di Gesù, nel Vangelo di Matteo, nel Vangelo di San Luca, quindi tutto quanto che chiaramente quello che sta rivelato nell'Antico Testamento e che è ben noto, insomma, riguardo alla divina giustizia, no? Ecco, quindi poco dopo, cioè, teniamo presente che queste cose. La data di questo scritto è di molto anteriore, per esempio, agli scritti di Santa Faustina sulla Divina Misericordia. Santa Faustina, 1899, mi sa che non era neanche nata, anzi senza neanche, mi sa, che è morta a 33 anni, credo che sia morta nel 1938, se non ricordo male, Santa Faustina è nata nel 1905, quindi 6 anni dopo, ma l'apostolo della Divina Misericordia, come sappiamo, facilmente reperibile sul web, è stata portata da Gesù all'inferno, d'accordo? E l'ha visto. E l'apostolo della Divina Misericordia ha dovuto dire lei stessa, da parte di Gesù, che certamente Gesù si compiace di essere amore e misericordia verso chi accoglie il suo amore e la misericordia, ma se il peccato e l'ostinazione dell'uomo lo costringe, è il caso che qui sta affrontando anche Luisa, lui apre le porte della giustizia, eh? Cioè, non le apre volentieri, non è contento, abbiamo sentito quanto è amareggiato, no Gesù? Però non è possibile che questo non accada. Allora, queste cose sono assai importanti, primo perché adesso dobbiamo capire alcune cose relative allo scritto, no? Secondo perché noi non possiamo credere alle favole, oppure riadattare la fede in base alle nostre soggettive e personali o convinzioni o piacimenti. Io posso anche dire che a me piacerebbe tanto, potrebbe anche essere una cosa che mi piace tanto, non doverle sentire queste cose, quindi bypassarle e andare oltre. E non parlare della divina giustizia, non parlare di queste cose. Gesù sdegnato con loro faceva piombare in mezzo ad essi diverse specie di malattie contagiose. Ci sono delle espressioni di cui va preso atto, d'accordo? Uno può dire, va bene, non voglio credere alla rivelazione privata, ma non fa niente, guarda quella pubblica, se non crede a quella privata, ma non guardare a quella pubblica come oggi si fa e come tutti gli eretici hanno fatto con le forbici, d'accordo? Oppure a slalom, oppure a macchia di leopardo. Con le forbici vuol dire che taglio le cose che non mi piacciono. A macchia di leopardo vuol dire che appunto prendo quello che mi piace e lascio quello che non mi piace. A slalom significa che tutti quanti gli aspetti ostici della rivelazione li bypasso perché non mi sono graditi. Ma questa non è più la rivelazione. Ecco, perché la rivelazione va presa tutta intera. Il credo va creduto dal primo all'ultimo articolo di fede, i comandamenti vanno osservati dal numero 1 al numero 10, le virtù vanno praticate tutte e gli attributi di Dio vanno conosciuti e compresi tutti, ecco, non solo alcuni. Quindi che Dio è misericordioso non significa che Dio non è più onnipotente, non è più immenso, non è più eterno, non è più onnisciente, non è più giustizia, non è più tutto il resto, no? Questo dobbiamo prenderne atto, non possiamo e non dobbiamo, né tantomeno la divina volontà, che pure, come sappiamo bene, è fondamentalmente rivelazione, qui si vede, no? Di un amore infinito, che Dio vuole intessere proprio attraverso questo dono con la sua creatura, ricolmandola di ogni bene, della sua presenza, dei suoi doni, a volte straordinari, potentissimi,
portentosi, grazie inaudite e mai viste. Ma questo con chi? Con chi si apre e con chi accoglie questo dono. È chiaro che questo dono non viene dato a tutti, ma non perché Dio fa le preferenze, ma perché gli uomini non sono aperti alla grazia. Gli uomini sono ostinati e incancreniti a volte in peccati su peccati. C'è un passo dell'Ora della Passione che dice che gli uomini che continuano, che accumulano vizi su vizi, gongolano di peccati e non possono stare senza peccare in continuazione. Allora, dinanzi a questo mare di diffusione del male, ma non siamo noi stessi ogni tanto a chiedere al Signore: ti prego, fa qualcosa, che non ce la facciamo più a vedere tutto quello che si vede in giro? Glielo diciamo qualche volta o no? Specialmente dinanzi alle situazioni in cui ci sembra essere impotenti, no? Quando vediamo delle cose bruttissime, quando vediamo approvate delle leggi che gridano veramente vendetta al cospetto di Dio, no? Quando vediamo, come si vede adesso in giro, il bene chiamato male, il male chiamato bene, discorsi astrusi, insomma, folli, che purtroppo diventano poi leggi anche di qualche Stato, dinanzi ai quali ci sembra di essere, come realmente siamo, umanamente impotenti. Che cosa ci possiamo fare noi, se non oltre che pregare e fare penitenza? Che ci possiamo fare? Niente. Chi ci può fare qualcosa? Nostro Signore. E che cosa ci vuoi fare con alcuni soggetti? Cioè, adesso guardiamoci un attimo in giro, no? Il Signore certamente cerca sempre con le buone di indurre una persona a riflettere, a pensare, a ragionare, a pentirsi, a convertirsi. Ma se non ci stanno versi e non ci stanno santi, ma che cosa deve fare il nostro Signore per togliere e estirpare il male dal mondo, secondo noi? Noi saremmo contenti se lasciasse così a tempo indeterminato, quindi se lasciasse che proprio questo mare di fango, per certi aspetti in cui siamo sommersi, rimane così? Ricordiamo il Vangelo, no? La parabola del giudice nico e della vedova importuna: fammi giustizia contro il mio avversario. C'è un'interpretazione simbolica di questa parabola, no? Il mio avversario è il demonio, fammi giustizia contro il mio avversario, fermalo, Signore mio, togliegli il potere. Ma il potere all'avversario glielo danno gli uomini, glielo danno, perché il demonio sta facendo tutto quanto la man bassa che sta facendo, che spadroneggia in giro e occupa tutti i luoghi, gli ospedali, i parlamenti, le cose. Perché? Perché gli uomini sono dalla parte sua, d'accordo? Siamo noi che carichiamo, che inneschiamo, perché il demonio non c'ha nessun potere su chi è figlio di Dio e chi vive in grazia di Dio. Io questo non mi stancherò mai di ripeterlo, mai. Il potere che c'è è di tentarti, e come te tenta, viene e tu lo sbatti al muro, lo mandi a quel paese dove merita di andare, senza dirglielo chiaramente, e se ne va, d'accordo? Perché se io sono amico di Gesù, tu mi vuoi presentare tutti i peccati di questo mondo, i peccati non li faccio, confidando certamente e appoggiandomi nella grazia di Dio, avendo una vita di preghiera intensa, perché non possiamo metterci contro il demonio facendo gli spavaldi o i dritti, no? Perché noi siamo forti in Gesù e Maria, senza di loro siamo spacciati. Ecco, però tutto questo strapotere che c'ha, perché ce l'ha, si vede nel mondo sicuramente, e anche, come vediamo, come constatiamo, a tratti in qualche settore, da qualche parte, in alcuni ambienti anche che dove non dovrebbe starci, insomma, no? Ma Paolo VI negli anni 70 mi raccontava, insomma, una volta un uomo di chiesa che piangendo durante un intervento pubblico disse: Giuda, quanti ce ne sono dentro la chiesa? Papa Paolo VI, io l'ho sentito con le orecchie mie queste cose qui, quindi negli anni 70, lo stesso che disse nel 74: il fumo di Satana da qualche parte, da qualche fessura è entrato nel Tempio di Dio, no? 40 anni fa, adesso puzza un po' di più. E che ci possiamo fare noi? Che cosa ci possiamo fare? L'abbiamo già meditato tantissime volte. Ci mettiamo a fare i castigamatti, ci mettiamo a fare i critici, a denunciare tutti quanti gli scandali, così diamo ancora più forza al demonio, d'accordo? Quindi, perché ogni volta che il male viene reso pubblico, diventa poi uno scandalo, quindi diventa ulteriormente propagazione del male. Che cosa ci possiamo fare? E Dio che cosa dovrebbe fare?
Dovrebbe dire a questi bravi, dovrebbe dire prendi la mia misericordia che non lo vogliono, prendi il mio amore che non lo vogliono, che cosa deve fare? E io sto facendo tutta quanta questa meditazione perché, ah no, la giustizia non esiste, Dio non è cattivo, Dio non punisce, ma state fermo un attimo, cioè se noi abbiamo questo dato rivelato, noi non possiamo dire no, sì, e dobbiamo andare a meditare appunto. Santamente per poter per quanto possibile comprendere. È chiaro che Dio non è mica cattivo di fare questa roba qui, non è mica, scusate, contento di fare questa roba qui, no? Ma Gesù lo dice. Gesù lo dice che non è contento. Cioè, quando versa il liquido nella bocca di Luisa, sente tutta quanta l'amarezza. Ma che cos'è quell'amarezza? L'amarezza è duplice, a mio modestissimo avviso, io non sono nessuno per interpretare Gesù, però dovendo meditare, dico che cos'è questa amarezza che esce dalla bocca di Gesù? Primo è l'amarezza, è una cosa composta, nel vedere il suo amore respinto. Gli uomini se lo filano proprio. Secondo è vedere che attraverso questa operazione di respingere il suo amore, gli uomini si stanno dannando, stanno creando l'inferno sulla terra prima che andarci dopo che sono morti. E terzo, il dolore di dover essere, tra virgolette, perché in Dio non ci sono costrizioni, quindi bisogna capire bene il senso, ma in qualche modo costretto a castigarlo, quindi, per cercare di farlo riflettere o quantomeno per impedire l'ulteriore dilagare del male. Ma è la stessa identica cosa che farebbe qualunque persona sensata che avesse delle responsabilità in ordine a qualunque ambito, insomma, del vivere civile, no? Allora, qui Gesù spiega anche il senso delle anime vittime. Allora, qui il discorso è che Luisa si era offerta come vittima. E a che cosa servono le vittime? A che cosa servono le vittime? Gesù lo spiega, eh? La mia giustizia si sfogherebbe in tutto il suo furore perché non troverebbe più alcuna opposizione. Allora, ma questo, cioè che a noi ci stupisce tanto, ma insomma Gesù Cristo è morto in croce per la nostra salvezza, ha sofferto le pene dell'inferno. E perché? Per ottenerci la misericordia del Padre, eh? Cioè, la vicenda della passione di Gesù è certamente la manifestazione della misericordia, ma Gesù ha dovuto pagare i nostri debiti, i nostri peccati, e l'ha pagati a carissimo prezzo con delle pene inaudite, d'accordo? Perché la bilancia si deve rimettere in orizzontale, qualcuno i conti li deve pagare. Usiamo un linguaggio molto molto esplicito. Allora, una vittima chi è? Una vittima si mette tra Dio e l'umanità a dire: mandale a me le sofferenze, cioè le sofferenze che se meritano questi, e in cambio continua ad essere paziente e continua a fare grazie, cerca di convertirne almeno qualcuno e se possibile cerca di sanare le situazioni difficili in maniera indolore. A questo servono le vittime. E le vittime Gesù ce l'ha ancora adesso, le anime vittime, ce l'ha sempre state, basta che uno studia la storia del cattolicesimo, la geografia. Tantissime sono state queste qui. Ma anche tutto il senso della penitenza cristiana, che oggi, perché oggi si fa poca penitenza? Perché la giustizia di Dio, secondo qualcuno, non esiste più. Allora a che la devo far fare la penitenza? A che serve? A che serve fare un digiuno? Se i peccati non devono essere espiati, a che serve? A che serve fare la penitenza corporale se i peccati non devono essere espiati? A che serve? Ma capite? Cioè, dire a che serve vuol dire che tu hai fatto un'altra rivelazione, eh? Cioè, qui stiamo conoscendo un altro Dio. Non possiamo ne fare un'operazione di questo genere. Non si può. Non si può. Perché tra l'altro attraverso questa pia illusione, questo sono stati fior di maestri di spirito che hanno sempre raccomandato, tra cui uno fra tutti, San Giovanni Bosco, che era una mal compresa dottrina, una mal compresa e unilaterale dottrina sull'amore e la misericordia di Dio, quindi mal compresa, mal spiegata e non correttamente posizionata,
diventa, come dire, l'autostrada per l'inferno, perché fa dilagare il male nell'illusione che tanto Dio ti leva sempre bene qualunque cosa fai, e che tanto non c'è nessuna conseguenza, non c'è nessun castigo, non c'è nessuna punizione né in terra né dopo. Ma queste idee sono eretiche, d'accordo? Eretiche proprio nel senso originario del termine, cioè sono completamente estranee, d'accordo? Cioè sono una radice malsana, balorda, inesistente, inconsistente. Quindi Luisa lo faceva molto molto volentieri, no? E se uno legge gli scritti, ogni volta che lei che gli appariva Gesù, e questa operazione del versargli la mare in bocca è una cosa molto molto frequente a quello che Luisa racconta, e ogni volta che questo accadeva, che succedeva? Che molti castighi non venivano posti in essere e che il cuore di Gesù restava in qualche modo sollevato. Quando questo è, che cosa gli dice Gesù? Io questo non lo posso fare più, perché se tu ti prendi i peccati degli altri, io poi li posso castigare. Sto semplificando, ma se non li castigo, questi continuano a fare peggio di prima. Quindi in alcuni casi, nonostante la presenza di queste sante anime, nostro Signore è, ripeto, tra virgolette, costretto ad usare le maniere forti. Tra l'altro queste maniere forti, secondo me, un altro dei motivi per cui Gesù è amareggiato, perché le maniere forti, tra l'altro, producono soltanto, come dire, un qualche forma di stop al male, ma raramente la maniera forte produce la conversione del peccatore, anzi lo inasprisce nel male. Quindi continua a bestemmiare, a fare peggio di prima, perché poi dà la colpa a Dio del male. Mica pensa, questo è semplicemente creazione mia, quindi me lo sono andato a cercare io con le mie mani, d'accordo? Abbiamo visto in qualche meditazione precedente anche come Dio, come dire, fa compiere la sua giustizia, no? Ricordate, insomma, gli scritti del Monforte, i demoni sono esecutori dei suoi decreti, Dio non si sporca le mani, d'accordo? Ecco, il potere che i demoni hanno ricevuto attraverso i peccati degli uomini, Dio gli dà libera, come dire, facoltà di esercitarlo, quindi non li ferma, perché non sarebbe giusto fermarli, perché sono stati gli uomini stessi a caricarli, a innescare quelle bombe, e quindi gli tornano indietro. È lo stesso, diciamo così, principio per cui si va all'inferno. Quindi la giustizia di Dio non deve intendersi, questo no, come vendicativa, cioè tu mi hai offeso peccando e mo te la faccio pagare. Questo è assolutamente eretico al 100%, d'accordo? Quest'idea è assolutamente da condannare, d'accordo? È altra cosa la giustizia divina. Quindi è, in senso proprio etimologico, sum quique tribuere, dicevano anche i romani, è la responsabilizzazione della libertà della persona, che se si muove verso il male e si ostina nel male, deve, ricadono su di lui le conseguenze del male che ha fatto, punto e basta. A meno che, ripeto, non ci, e in effetti, cioè, chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Perché chiunque invoca il Signore, il nome del Signore sarà salvato? Perché una persona che fosse capace di pentirsi anche in punto di morte e invocare il nome di Gesù non va all'inferno? Perché Gesù ha pagato per lui. Cioè, Gesù non è venuto sul pianeta Terra a farsi una passeggiata e poi, finita la vita, capito, si è adagiato, questo è stato riservato alla Madonna, e è stato portato in cielo senza manco passare per la morte. Non, questo è stato un privilegio della Madonna, d'accordo? Che comunque nella vita aveva sofferto più di ogni altra creatura come corredentrice. Ma Gesù, che era innocente, che è santo, che non avrebbe dovuto morire, non solo che è morto, ma è morto della morte più orrenda che potesse concepirsi, e questo è stato per la nostra salvezza. Cioè, quando uno, come dire, elimina il discorso della divina giustizia, io anche quando ero giovane, dice: ah, Gesù ti ama, è morto e ha dato la vita per te. E dico, ma che strana forma di manifestare, chi gliela ha chiesto? Adesso capite il senso di un ragazzino, dico, perché deve dare, ma poverino, perché deve fare una cosa del genere per me?
Bastava che mi dicesse che mi vuole bene, bastava che mi facesse un po' dei miracoli, che istituisse l'Eucaristia, già questo è un grandissimo dono, ma una morte del genere, perché? Cioè, è chiaro che se uno non comprende questa dimensione di Dio, non capisce. Non capisce perché è stata tutta questa carneficina, questa mattanza. Perché Gesù va cercando in giro le anime vittime? Le anime vittime, insomma, sono anime vittime poi, eh? Perché? Non possiamo noi sorvolare. Dice, va bene, le anime vittime non ci credo, sono farneticazione di qualche persona psichicamente malata, perché oggi di tutto si potrebbe sentire dire in giro, va bene? Cioè, non va bene manco per niente, dico. Ma ti ci metti davanti alla croce del nostro Signore Gesù Cristo o no? Vuoi meditare un pochino sulla sua passione oppure no? Vuoi chiederti perché Gesù ha sofferto tutto quello oppure no? D'accordo? Vedete come, cioè, il rapporto tra il privato e il pubblico nella fede è sempre come dire: vuoi bypassare la rivelazione privata? Peggio per te, perché la rivelazione privata è un aiuto che il Signore dà, proprio per meditare meglio, comprendere meglio una cosa che già si sa. D'accordo? Ma non è che tu dici, ah no, questa è una rivelazione privata, non me ne importa niente, continua a fare come mi pare. No, 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 perché il nostro Signore al giorno del giudizio ti metterà di fronte alla rivelazione pubblica. D'accordo? Sei sordo? Via da me maledetti nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli, l'hai letto nel Vangelo? O no? E pigeranno nell'ira furiosa di Dio Onnipotente, l'hai letto nel libro dell'Apocalisse? O no? Eccetera, eccetera, tutte tante le cose. Adesso non è il caso di rifare tutta la meditazione dall'inizio alla fine. Quindi, concludendo, nella divina volontà noi possiamo, cioè, non possiamo farci niente, ma possiamo fare qualcosa. Possiamo innanzitutto consolare il cuore di Gesù, che è contento di vedere in mezzo a tanto marasma almeno qualche cuore che lo ami. Uno. Secondo, possiamo e dobbiamo pregare nella divina volontà, con una forza immensa che avranno quindi le nostre preghiere, per la conversione, perché venga il regno del Fiat Supremo e tutto questo che vediamo diventi un orribile incubo. Ecco, presto, come quegli incubi, no? Che la mattina si sveglia e dice, ah, è finito, meno male. Ecco. E l'altro, chi se la sente, può anche fare qualche offerta al nostro Signore, eh? Non dico come vittima, nessuno faccia una cosa di questo genere, queste cose che non si fanno a cuor leggero. Quindi, Dio se le sceglie le anime di questo genere, non è che uno può mettersi perché è una cosa molto forte, molto seria, molto impegnativa, non si scherza poi con queste cose. Quindi, non si fanno quindi a cuor leggero. Però qualche piccola offerta possiamo certamente farla, qualche piccolo sacrificio, qualche piccolo rinuncia, qualche piccolo digiuno, nella divina volontà. Immaginate un digiuno fatto nella divina volontà. Quindi, se io mi unisco alla divina volontà e offro quel digiuno non è più un atto umano, è un atto divino, che agli occhi di Gesù ha una forza impetratrice, eterna, immensa, e quindi certamente ridonderà a bene di tutto il consorzio umano. Questo noi dobbiamo assolutamente crederlo. Ma è talo e tanto il dilagare del male, cioè, se era nel 1899 che Gesù dice che i peccati hanno raggiunto il colmo, il numero dei peccati negli uomini è quasi completo. Cioè, nel 1899, certo, stavamo già un secolo dopo la Rivoluzione francese, quindi il contesto storico non era certamente dei più floridi, no? Però, ecco, almeno a livello intraecclesiale c'era una grande tenuta, insomma, no? Anche a livello, insomma, di numeri, insomma, di persone frequenti, delle persone praticanti, insomma, se uno legge le fonti, stavamo messi ancora non come oggi. Quindi c'è solo da immaginarsi che cosa direbbe Gesù oggi. Quindi certamente queste cose vanno prese molto sul serio e regolandosi di conseguenza in base anche alla nostra generosità nel corrispondere alla divina grazia e nel mettere a frutto il dono della divina volontà.
O Divina Maria, noi sappiamo che tu sei tutto amore e tutta misericordia per il tuo ruolo del tutto peculiare, materno, ecco, e molto femminile che hai nella Chiesa e davanti a Gesù. Tu sei la prima, ecco, a porti come vittima, come ecco, colei che storna ecco, i castighi della Divina Giustizia, no? Ricordando il terzo segreto di Fatima, la tua mano alzata che devia, ecco, il fuoco lanciato dall'angelo sterminatore, no? Ecco, è la parte che è stata resa pubblica, è la parte del terzo segreto di Fatima, insomma, no? O quello che dicesti alla Salette, non posso più trattenere il braccio di mio figlio, no? Ecco, la considerazione di queste cose ci aiuta a comprendere i guai e la nefandezza che produce il peccato e anche la necessità, che questo è un tema molto tipico anche della vita nella Divina Volontà, della riparazione dei peccati, cosa che Gesù ha fatto per tutta la vita terrena, non soltanto ecco, soffrendo continuamente, ma anche, come sappiamo, e questo vale anche per te, moltiplicando gli atti nel Divino Volere che potessero riparare tutti quanti gli atti imperfetti e molto umani fatti dagli uomini. Ecco, la tua perfezione, la tua sapienza ci confermi sempre nella fede e non nelle illusioni, ecco, ci preservi dal distorcere, dallo stravolgere il contenuto della nostra santa fede cattolica e a vivere serenamente anche queste dimensioni, sapendo bene che chi vive nell'amicizia con Gesù non ha nulla da temere dalla sua giustizia, ma può dare una mano con il suo amore, la sua preghiera, la sua miseria e le sue offerte a chi invece questa potrebbe avere qualche problemino, insomma, con la Divina Giustizia. E anche questo tu sempre l'hai chiesto, la preghiera, il sacrificio, il digiuno. Aiutaci ad essere obbedienti, a offrirci senza paura e ad aiutare il compimento dei tuoi progetti di salvezza, di amore e di misericordia sul genere umano. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti. Ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.